Ciao, siamo Elisa e Luca del blog di Viaggi, mi prendo e mi porto via. E oggi ti prendiamo e ti portiamo via con noi a Pantelleria, una delle chicche del Mediterraneo. Pronti? Andiamo! Abbiamo finalmente realizzato uno dei nostri sogni nel cassetto, visitare l'isola di Pantelleria. Siamo partiti all'alba dall'aeroporto di Bologna e abbiamo fatto scalo a Palermo, perché circa da novembre ad aprile non ci sono voli diretti e quindi si è sempre obbligati a fare sosta o a Palermo o a Trapani. Pantelleria si trova a 110 km a sud-ovest della Sicilia e a soli 65 a nord-est della Tunisia, tant'è che la costa africana è spesso visibile a occhio nudo. Le sue dimensioni sono davvero ridotte, se pensate che la strada che le gira tutta attorno è di appena 40 km. Ma non fate l'errore di credere che bastino un paio di giorni per vederla tutta. Pensavamo di mettere piede su una piccola isola vulcanica dal mare splendido, ma abbiamo trovato molto di più. Siamo in uno dei posti più caratteristici di Pantelleria, il Lago Specchio di Venere. La leggenda narra che Venere venisse qui a specchiarsi tutte le mattine. Abbiamo avuto una vera fortuna perché Giuseppe, la nostra guida, conosceva il proprietario di un dammuso che ha una vista spettacolare proprio sul lago e abbiamo avuto veramente la fortuna di poter salire sul tetto e da qui ammirare una vista veramente pazzesca. Dopo praticamente un'infinità di tempo con il nostro scooterino su una strada sterratissima, infatti siamo preoccupati come faremo a tornare indietro, siamo arrivati a Ballata dei Turchi. Ballata dei Turchi è un'insenatura che si trova nella parte più meridionale dell'isola, sovrastata da un'imponente parete rocciosa. È un luogo da vedere, ma dovete davvero prestare attenzione al mezzo che utilizzate per raggiungerla, soprattutto fuori stagione, perché la strada sterrata può essere decisamente pericolosa. Adesso vi portiamo in un posticino top che conoscono solo i panteschi. Si chiama Salta la Vecchia, segnatevelo. Il nome è un programma, adesso ve lo facciamo vedere. Nella parte sud dell'isola, non segnalata da nessun cartello, si trova questa incredibile scogliera alta quasi 300 metri, dalla quale si può ammirare il colore turchese del mare di Pantelleria. Ora ci troviamo a Punta Fram, che è praticamente la parte dell'isola più giovane, perché qui è praticamente avvenuta l'ultima eruzione vulcanica nel 1836 ed è veramente uno spettacolo incredibile. Lungo la costa orientale si trova uno dei simboli naturali di Pantelleria, l'arco dell'elefante. La voglia di rimanere seduti ad osservare questo immenso pachiderma roccioso, immergere la sua proboscide nel mare, sembra non finire mai. È davvero magnetico. Siamo ritornati al lago di Venere, se l'altro giorno eravamo là in cima e abbiamo goduto della sua bellezza, oggi ci troviamo all'interno proprio di quella che era la caldera per immergerci nei fanghi termali. Il mezzo migliore per girare l'isola è senza alcun dubbio lo scooter, che permette di ammirare la bellezza dell'isola a pieno e soprattutto di non avere mai la preoccupazione di cercare parcheggio. Ed ora ci prendiamo una piccola pausa nel nostro viaggio a Pantelleria per dirvi che questo video è sponsorizzato da Gimme 5. Non su voi, ma il nostro cruccio è sempre stato quello di riuscire a risparmiare la giusta somma per poterci permettere di fare viaggi senza l'ansia di non avere il budget sufficiente. Da oggi l'app Gimme 5 ci dà la possibilità di farlo in maniera davvero semplice. Di che si tratta? È la prima app con cui è possibile mettere da parte delle piccole somme di denaro quando si vuole e poi investirle per farle crescere semplicemente con un tocco sullo smartphone. Una volta al mese la somma di quanto risparmiato viene investita a partire da 5 euro e da qui nasce il nome Gimme 5. Non esistono obblighi e vincoli e in questo modo si possono accumulare e risparmiare i soldi necessari per raggiungere le destinazioni della nostra wishlist. Utilizzando il promo code MIPRENDO5 nel link che trovate in descrizione a questo video potrete iniziare a utilizzare l'app con un buono del valore di 5 euro. Bene, ed ora è arrivato il momento di continuare il nostro viaggio a Pantelleria. Andiamo! Ci stiamo dirigendo verso i bagnasciutti di Venicula, che è proprio una caratteristica dell'isola di Pantelleria, ovvero una vera e propria sauna a tutti gli effetti, però completamente naturale. Ci troviamo di fianco alla bellissima piana di Monastero. Adesso abbiamo parcheggiato lo scooter e circa 25 minuti di cammino in un bellissimo sentiero dovrebbe portarci lì. Se vi state chiedendo se ne valga la pena di fare un'escursione in barca per vedere Pantelleria dal mare, la risposta è assolutamente sì.
Alcuni degli angoli più spettacolari dell'isola, soprattutto le imponenti scogliere di origine vulcanica, si possono apprezzare pienamente solo in questo modo. E poi, nei mesi caldi, è un mezzo indispensabile per raggiungere i migliori spot per fare il bagno. Tenete bene a mente che a Pantelleria non esistono spiagge, ma solo discese a mare, ovvero porticcioli di cemento dai quali tuffarsi in mare. Ci troviamo sulla costa occidentale dell'isola di Pantelleria, nel paesino di Scauri, quella che guarda praticamente verso la Tunisia. Vi volevo far notare alle mie spalle, è qui presente l'unico cinema di tutta l'isola. Nel villaggio di Gadir si trovano le pozze d'acqua calda più famose di tutta l'isola. Purtroppo in questo momento non sono agibili per lavori di ristrutturazione, un vero peccato, ma anche un buon motivo per tornare a Pantelleria, non credete? Eravamo alla ricerca dei migliori luoghi dove ammirare il colore turchese del mare di Pantelleria quando ci siamo imbattuti nelle indicazioni che portano al lago delle ondine. In realtà trattasi di vasche naturali che si formano grazie al gioco della bassa marea. Luogo magico, uno dei nostri preferiti dell'isola. Ovviamente non si può essere a Pantelleria e non visitare almeno una cantina. Noi oggi ne facciamo ben due, la prima è la più antica dell'isola, ovvero Cantina Minardi. Andiamo. Pantelleria è sinonimo di vino. Andare alla scoperta dei processi produttivi di Moscato e Passito è un'esperienza da non perdere in un viaggio in quest'isola siciliana. Purtroppo, avendo visitato l'isola nel mese di aprile, quindi fuori dalla stagione turistica, quasi tutte le cantine erano chiuse. Ciononostante, abbiamo avuto la fortuna di scoprire due splendide realtà vinicole fatte di grandi ospitalità e ottimo vino, Cantine Minardi e Cantine Basile. Durante il nostro viaggio abbiamo soggiornato presso il Pantelleria Dream Resort, splendida struttura esclusivamente composta dai tipici alloggi tradizionali panteschi, i dammusi. Ultima giornata per noi qui a Pantelleria e l'abbiamo deciso di farla vivere in maniera speciale, ovvero la visitiamo a bordo della mitica Meari Super Vintage. Non è la prima volta, l'avevamo presa anche alle Eolie Vulcano e io non vedevo l'ora. Con la Meari siamo andati alla scoperta della Piana di Ghirlanda, una verde vallata circondata da pareti vulcaniche in cui si trovano vigneti a perdita d'occhio. È davvero un luogo magico, una sorta di immenso giardino segreto di Pantelleria, non visibile se si percorre la strada perimetrale che corre intorno all'isola. Purtroppo il nostro viaggio a Pantelleria termina qui, ma non finiscono i nostri viaggi in giro per l'Italia e il mondo sul nostro canale YouTube. Quindi, se ancora non l'hai fatto, ricordati di iscriverti al canale e azionare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. Ci vediamo la prossima settimana con nuovi consigli di viaggio. Ciao!